Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringy Luke. Come potete vedere siamo in questo nuovissimo setting che spero piaccia anche a voi. Vi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io finalmente sono in una posizione in piedi e sono veramente soddisfatto. Ci sono riuscito, era da tanto tempo che volevo creare dei video mentre io sono all'impiedi all'interno del mio studio e devo dire che finalmente forse ci sono riuscito. Vi raccomando, non vi dimenticate di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e tutto il resto. Però adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere quello di cui parleremo oggi. Che sono alla ricerca dei dispositivi di input perfetti per quanto riguarda il mio computer, che è proprio qui alle mie spalle. Beh, con questa Logitech MX Anywhere 2 e la Logitech K380 mi sono avvicinato alla perfezione più di quanto mi sia mai avvicinato con altri dispositivi di input. Chi mi conosce da un po' sa benissimo che io ne ho testati, unboxati, provati, insomma veramente tantissimi qui sul mio canale. In particolare la Drevo Calibur, che si era quasi avvicinata alla perfezione, avevo quasi deciso di lasciarla perfettamente lì sul mio desk setup a vita natural durante. E invece ragazzi, dopo aver visto delle recensioni e soprattutto dopo aver chiacchierato con Simone Cioè, che mi ha parlato benissimo di questa tastiera, ho deciso di cambiare e provare questi due dispositivi di input che ragazzi sono veramente sbalorditivi e mi hanno soddisfatto veramente a sufficienza. Dal punto di vista del design, beh ragazzi, entrambi mi soddisfano a sufficienza. Essendo un fissato psicopatico per quanto riguarda il design di ogni singolo dispositivo che vado ad acquistare, questi due devo dire che mi hanno soddisfatto veramente alla massima potenza. Sono minimal, colorati al punto giusto e hanno dei colori veramente che si matchano alla perfezione con il mio desk setup, quindi li vedo i dispositivi perfetti per quanto riguarda il mio utilizzo giornaliero. Per quanto riguarda l'unboxing, beh ragazzi, sono una tastiera e un mouse, quindi all'interno della confezione non troviamo nient'altro che tastiera e, nel caso della tastiera, due mini stilo che dopo ne andremo a parlare, e nel caso del mouse un cavo di alimentazione e un altro piccolo dettaglio che gli dà un punto di valore in più, ovvero il Logitech Unifing, che ragazzi è un dispositivo che va a inglobare tantissimi dispositivi della casa di Logitech in modo da creare un pairing perfetto e unico tra i due dispositivi, quindi veramente perfetto. E mi dispiace solo che questa tastiera non è compatibile con Logitech Unifing, quindi aspetto l'aggiornamento da parte di Logitech per ampliare questa tastiera e collegarla in maniera veramente immediata. Direi adesso di andare a parlare nel dettaglio di ogni singolo dispositivo, partendo proprio dalla tastiera. Vi lascio il minutaggio qui sotto nel caso in cui voi foste interessati solo al mouse o alla tastiera. E beh ragazzi, devo dire che questa tastiera mi sta soddisfacendo. Prima di tutto guardate dal punto di vista del design quanto è bella. Questi tasti circolari sono veramente distanti tra loro, ma questa cosa non crea tanto disagio. Dopo un paio di settimane di utilizzo vi abituerete veramente alla perfezione. E poi con questi tre bellissimi tasti gialli qui in alto per andare a scegliere quale dispositivo Bluetooth andare a collegare, dato che si può effettuare il pairing con tre dispositivi diversi e lasciarli nella memoria diretta della tastiera. Per quanto riguarda la compatibilità, beh ragazzi, vi dico che è compatibile con qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet, Windows, macOS, e particolarmente studiata per macOS. Infatti qui in alto abbiamo tutti i tasti delle shortcut che possiamo utilizzare su macOS e si abbinano perfettamente, funzionano veramente alla grande e non mi fanno pentire di aver abbandonato il mio MacBook Pro. È vero, aveva la touch bar, ma con questi tasti funziona, beh, posso utilizzarli veramente perfettamente senza avere il minimo problema. Personalmente, avendo un Hackintosh e quindi macOS, questi tasti mi risultano veramente utili, ma per quanto riguarda Windows, beh ragazzi, non ci sono problemi. Anche lì possiamo andare a configurare ogni singolo tasto per l'utilizzo che vogliamo direttamente su Windows. Quindi ragazzi, veramente una tastiera modulare che si può adattare a tutti i sistemi operativi. E sotto questo punto di vista Logitech le ha pensate di tutti i colori. Beh ragazzi, questa tastiera non è dotata di nessun cavo, nessuna porta per andare a ricaricarla, ma come vi ho detto anche quando vi parlavo nell'unboxing, questa tastiera è dotata di pile mini stilo. Mini stilo che ragazzi potete dirgliele di tutti i colori. Pile, è vero, sono inquinanti, danno fastidio e scocciante andare a cercare delle pile in casa, ma personalmente ho ancora qualche vecchio dispositivo che utilizza questa tecnologia. E beh ragazzi,
la tastiera Logitech K380 dotata di mini stilo ha un'autonomia di 24 mesi, almeno per adesso dichiarata. Ragazzi, l'immediatezza di andare a sostituire le pile e continuare ad utilizzare una tastiera del genere senza avere nessun cavo che ci penzola lungo la nostra scrivania, e dato che è una tastiera anche indicata per l'utilizzo da divano, beh ragazzi, lo ritengo una soluzione perfetta. Abbiamo parlato di design e tutto il resto, ma non abbiamo citato per quanto riguarda i materiali e la qualità di assemblamento. Beh ragazzi, sotto il punto di vista della qualità di assemblamento non ho assolutamente nulla da dire. Qui sulla parte bassa abbiamo dei gommini perfettamente inseriti all'interno della scocca. È vero, è un materiale tutto plastico, infatti va a scricchiolare leggermente, ma questo durante l'utilizzo giornaliero non ci va a creare tanti problemi, a meno che noi non andiamo ad utilizzare sul divano davanti al nostro televisore. Lì potrebbero esserci dei minimi problemi, perché avendola appoggiata sulla gamba, con la digitazione possiamo andare a creare delle micro lesioni per quanto riguarda la scheda che è posta all'interno. Quindi Logitech nella prossima versione dovrà assolutamente aggiornare sotto questo punto di vista, magari inserendo una placca metallica sulla parte retrostante in modo da avere una maggiore rigidità dell'utilizzo della tastiera. Abbiamo parlato di tutti i pregi di questa tastiera e vi ho detto veramente tantissime caratteristiche che sono il suo cavallo di battaglia, ma non vi ho parlato del piccolo dettaglio del perché questa tastiera non è arrivata alla perfezione nella mia categoria di classifica per quanto riguarda le tastiere: il cambio di modalità da Windows a macOS. Beh ragazzi, non è super immediato, la tastiera non si collega al mio macOS nell'immediatezza con cui si collega il mio mouse Logitech con Logitech Unifying. Quindi io sto aspettando l'upgrade di Logitech per quanto riguarda la K380, magari con una 390 che abbia lo stesso design di questa ma con l'implementazione di Logitech Unifying. Parliamo adesso del mouse. Beh, sotto il punto di vista estetico non ho nulla da dire, è veramente stupendo. Con queste grafiche in tre dimensioni lungo i lati, beh ragazzi, matcha perfettamente con la mia idea di design che ho, e devo dire che mi sto trovando veramente alla grande. E sotto il punto di vista dell'ergonomia, dato che non mi ha creato particolari problemi con il mio polso, beh ragazzi, non posso assolutamente lamentarmi. È un dispositivo studiato alla perfezione per adattarsi alle mani, soprattutto quelle più piccole, ma anche con quelle più grandi devo dire che si comporta veramente alla perfezione. Per quanto riguarda la connettività, come vi ho parlato poco fa, questo Logitech MX Anywhere 2 si collega al nostro computer o tramite Bluetooth o tramite Logitech Unifying, consigliatissimo da tutti e anche da me. Beh ragazzi, anche nel BIOS posso andare ad utilizzare il mouse con Logitech Unifying, quindi è veramente perfetto sotto questo punto di vista. Non ho trovato particolari problemi anche con la connessione Bluetooth. Per quanto riguarda invece i tasti programmabili, tutti sappiamo che Logitech è famosissima per inserire tantissimi tasti programmabili sui suoi dispositivi, e qui ne abbiamo esattamente 5. Abbiamo due tasti posti sul laterale, freccia avanti e freccia indietro, che ci danno la possibilità ovviamente di modificarli tramite l'applicazione Logitech Option, ma poi in maniera generica di andare avanti e indietro nelle pagine di internet. Inoltre ai due tasti che vi ho appena elencato abbiamo il tasto centrale, che è posto proprio qui al centro, che ragazzi funziona veramente alla perfezione. Possiamo andare tramite Logitech Option a inserire quello che vogliamo tramite questo tasto, e gli ultimi due tasti che voglio andare ad informarvi che sono disponibili su questo dispositivo sono il tasto a destra per quanto riguarda la rotellina e a sinistra, quindi noi possiamo andare a creare uno spostamento della rotellina a destra e a sinistra in modo da simulare un tasto. E beh ragazzi, è una soluzione che personalmente mi piace particolarmente, e ne sentivo la mancanza per quanto riguarda il Logitech MX Master 2, ma ragazzi devo dire che con questo dispositivo si sposa veramente alla perfezione. Per quanto riguarda la rotellina, beh ragazzi, abbiamo un ulteriore dettaglio, che oltre ai due tasti configurabili destra e sinistra possiamo andare a schiacciare la rotellina e non avere il tasto centrale, ma semplicemente modificare il grado di scorrimento di quest'ultimo, ovvero della rotella, ovvero scorrimento continuo e scorrimento tramite blocchi, quindi veramente un utilizzo perfetto anche della rotella.
Per quanto riguarda l'autonomia e la ricarica, beh, si ricarica tramite cavo micro USB. Mi dispiace un po' non avere il cavo USB Type-C, ma suppongo che su Logitech Anywhere 2S ci sia, e devo dire che però non mi crea abbastanza tanti problemi, perché alla fine è una batteria che vi dura 2 mesi. Io è quasi 2 mesi che lo sto utilizzando anch'esso e devo dire che non mi si è ancora scaricato, quindi veramente un'autonomia perfetta, e ci atteniamo un po' a quello che è la dichiarazione direttamente di Logitech, che è sempre molto molto affidabile. Anche qui su questo dispositivo abbiamo la possibilità di switchare tra 3 dispositivi connessi simultaneamente tramite il tasto che abbiamo posto direttamente al di sotto. Quindi tramite la pressione di questo tasto possiamo andare a scegliere quale dispositivo connettere, e nel caso in cui stiamo andando a connettere un nuovo dispositivo, come anche nel caso della tastiera, andiamo a tenere premuto sul numero che vogliamo collegare, quindi veramente in maniera super rapida, senza problemi e senza assolutamente difficoltà. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che questo vi sia piaciuto, vi raccomando, se così è stato lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questi 2 bestioni di Logitech, che ragazzi mi sono piaciuti veramente tantissimo e vi assicuro che resteranno veramente molto molto a lungo sopra la mia scrivania. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, se li avete anche voi, se volete acquistarli, vi raccomando, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione e io non faccio altro che però salutarvi e dirvi che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.